Allora, grazie a tutte e a tutti. Allora, le questioni poste all'ordine del giorno di questo dibattito richiederebbero non qualche ora, qualche giornata, forse qualche settimana o qualche mese di discussione. Per cui, avendo poco tempo a disposizione, meno di un'oretta, saremo costretti ad andare abbastanza in maniera tranchante e magari un po' apodittica. Allora, faccio una piccola premessa, sperando di non dilungarmi troppo. Giustamente Antonio richiamava all'inizio della sua introduzione l'idea che ci fosse una sorta di contraddizione in termini tra liberismo, neoliberalismo e protezionismo. In realtà questo non è mai esistito. Questa contrapposizione non c'è mai stata, ma non c'è mai stata nella storia, da quando c'è stata la rivoluzione industriale inglese di fine Settecento e della rivoluzione francese, che sono i due fatti storici che hanno portato all'avvento del sistema di produzione capitalistico. Piuttosto possiamo dire che tra il potere di gestione di mercato e il potere di interdizione funzionale al mercato svolto dallo Stato, questo rapporto ha avuto delle dinamiche diverse nel corso della storia, ma è sempre stata una dinamica di sostegno reciproco in un certo senso, mai di contrapposizione. Il pensiero neoliberista che si è affermato negli anni 80-90 fino ad oggi, a partire dalla crisi del modello fordista di produzione, del modello keynesiano, ha fatto passare l'idea che il mercato fosse un luogo di pari opportunità, dove tutti potevano in qualche modo concorrere e, a seconda delle proprie talenti, caratteristiche, voglia di intrapresa, potevano in qualche modo trovare uno spazio di espressione. Indipendentemente se al di fuori di qualsiasi rapporto tra capitale e lavoro. Questo è stato il grande infingamento, la grande bluff. In realtà il mercato, io lo dico ai miei studenti quando insegno economia, no? Il mercato è il luogo dinamico nel tempo di ridefinizione delle gerarchie. È un luogo di potere il mercato, è sempre stato un luogo di potere, che ha avuto bisogno nel corso della storia di diversi strumenti. In tutto il Novecento lo strumento principale è stato il ruolo dello Stato, come sostegno al fatto che il mercato fosse in grado di esprimere la sua capacità di potere. Nel momento in cui si parlava di resistenza di politiche economiche nazionali, di economie nazionali, di sistemi nazione, eccetera, è stato il periodo, quello del fordismo, in cui maggiormente si sono sviluppate le grandi multinazionali. Già questo semplicemente, senza andare in profondità, già questo ci mostra come le politiche economiche su base nazionale in realtà erano funzionali a uno sviluppo di un certo tipo di capitalismo, di certi meccanismi di accumulazione, di un certo tipo di organizzazione del lavoro, di un certo tipo di valorizzazione basata sui settori, diciamo, materiali della produzione, la manifattura essenzialmente. La crisi di questo rapporto, che è stata la crisi dello Stato, la crisi fiscale dello Stato, come la chiamava James O'Connor in un libro del 1975, che ha portato alla crisi del pensiero keynesiano, ha liberato, diciamo, l'ideologia che soltanto nell'ambito dei rapporti di mercato fosse possibile risolvere qualsiasi problematica di tipo economico, senza bisogno del supporto ancellare di un ruolo funzionale dello Stato al mercato. E questo ha creato, come sappiamo, due fenomeni. Da una parte, grazie anche al nuovo paradigma tecnologico, all'innovazione tecnologica, alla rivoluzione digitale, dell'information communication technology, all'insorgere di nuovi fattori produttivi come la conoscenza e lo spazio, sia geografico che virtuale, lo spazio di internet per intenderci, ha portato all'ascesa di due fenomeni che sono, da un lato, la finanziarizzazione e dall'altro
io preferisco chiamarla internazionalizzazione della produzione più che globalizzazione, perché questo processo non ha interessato l'intero globo, ma soltanto alcune direttrici particolari. Alcune parti della nostra terra sono state completamente escluse, dando origine a quel rapporto tra nord-sud che è stato, diciamo, evidenziato anche dalle lotte dei movimenti no global o anti-global di fine anni 90 e di inizio anni 2000. Qui si è creato uno spartiacque, un livello, diciamo, basato sulle quello che potremmo chiamare di geoeconomia, cioè di rapporti economici fra aree interne allo sviluppo delle forme di internazionalizzazione, ovvero il sorgere di aree produttive nuove, tra virgolette, che hanno in un certo senso messo in discussione l'egemonia produttiva dell'Occidente, del nord-ovest del mondo. Queste aree si sono sviluppate nel sud-est del mondo, non a caso, una visione quasi bipolare. La Cina, l'India in primo luogo, e poi successivamente negli ultimi 15-20 anni anche altre zone del sud del mondo che sono il Sudafrica e l'America Latina, in particolar modo il Brasile. Quelli che si chiamano con l'acronimo BRICS, per intenderci. E questo ha ridisegnato un contesto geoeconomico che ha dato origine poi a una serie di conflittualità sul piano dei rapporti politici, geopolitici, di cui credo, se lo leggiamo da questo punto di vista, il fenomeno del terrorismo è parte integrante di questa problematica. Non è una guerra di religione il terrorismo, questo lo sappiamo, questa è una sovrastruttura mentale che ci propinano in media, ma che non c'entra veramente nulla con quelli che sono i rapporti di forza nella nuova ridefinizione di assetti economici su scala globale. Contemporaneamente a questo processo, il processo di finanziarizzazione invece è stato caratterizzato da una dinamica completamente opposta. Non ha messo in moto dei processi di nuove aree globali che, grazie alla finanziarizzazione, acquistavano un peso economico e finanziario. Ma almeno fino alla crisi del 2007 c'è stato forse il più grande processo di concentrazione economica che la storia del capitalismo ricordi. Dalla fine degli anni 60 a metà degli anni 2000. La finanziarizzazione è stato tutto tranne che un processo di internazionalizzazione. È stato un processo di concentrazione, gestito da una nuova elite, che sono le società di intermediazione immobiliare, le SIM, che però hanno avuto una dinamica assolutamente sovranazionale. Hanno avuto una dinamica che potremmo definire, lo dico con un paradosso, una dinamica di tipo protezionista per quanto riguarda la gestione concentrata degli interessi finanziari, ma non sovranista, non nazionalista. Per il concetto di protezionismo dal punto di vista economico e finanziario non coincide sempre col concetto di nazionalismo. Questa è una dei grandi misunderstanding di chi pensa di sconfiggere la potenza dei mercati finanziari attraverso un ritorno al nazionalismo e una sovranità di tipo monetario. Questo è un processo ormai che non può essere scalfito. Da questo punto di vista, e questo è il gioco del paradosso, i mercati finanziari sono protezionisti, ma sono allo stesso tempo internazionali, cioè sembra una contraddizione in termini. Sono protezionisti nel momento stesso che portano avanti una capacità di valorizzazione che caratterizza il capitalismo moderno, contemporaneo, che ormai è assolutamente non governabile. Non c'è nessuno Stato che attraverso politiche nazionaliste può essere in grado di intaccare questo livello di dominio e di violenza che si attua nei livelli finanziari. Faccio un esempio banale. Trump ha vinto anche probabilmente le elezioni presentandosi, come rispetto al Partito Democratico e alla Clinton, come colui che era in grado di opporsi a quegli interessi di carattere finanziario globale che la Clinton rappresentava. Neanche un mese dopo, quando ha formato, diciamo, l'entourage di governo, la sua squadra di governo,
Le due figure principali che gestiscono la politica economica americana sono diretta espressione, molto più di quanto non avesse fatto Obama e voleva fare la Clinton, dell'alta finanza. Esponenti di Goldman Sachs, esponenti che hanno fatto tutta la loro carriera all'interno della gestione del potentate della violenza finanziaria, quella contro il quale a parole Trump diceva di voler farsi portavoce degli interessi di quella classe media, di quelli che avevano subito fallimenti con la crisi del subprime, della casa, dell'immobile, eccetera, eccetera, eccetera. No? E avevano perso una parte del loro risparmio. Questo mi sembra una cartina di tornasole abbastanza clamorosa, ma non del tutto inaspettata. Quindi la finanza oggi è ancora, credo, il motore dell'accumulazione capitalistica contemporanea, il luogo dove la valorizzazione che deriva dallo sfruttamento del lavoro si manifesta, prende non un'unità di misura tangibile, ma si realizza dal punto di vista di creazione di ricchezza. Se noi guardiamo alcuni dati, prendendo tre paesi, Stati Uniti, Germania come potenza economica europea e la Cina, come potenza non più emergente ma ormai strutturata all'interno del panorama capitalistico internazionale, dopo la crisi del 2007-2008, che è stata una crisi che ha colpito in maniera pesante i meccanismi di valorizzazione finanziaria, ma già a partire dal 2010, grazie agli interventi che tu prima ricordavi della politica monetaria statunitense, il salvataggio delle banche, ricordiamoci che in Europa paesi come la Gran Bretagna e come la Germania, guida conservatrice liberista, hanno nazionalizzato delle banche, la Dresdner Bank, la Royal Bank of Scotland, si può fare un elenco, sono stati spesi più di, le stime, più di 100 miliardi di euro nel giro di 2 anni per intervenire sui buchi patrimoniali di queste banche in seguito ai titoli spazzatura generati dalla crisi del 2008-2009. Ecco, se guardiamo questi paesi, dal 2010 al 2009 i dati del National Bureau of Statistics degli Stati Uniti ci dicono che i profitti delle 500 imprese, più grandi imprese quotate nell'indice Standard Poor's 500, che sono le 500 corporation principali che vanno dalle nuove tecnologie alle imprese che estraggono petrolio, gestiscono le materie prime, ma anche le grandi imprese agroalimentari, le grandi imprese manifatturiere come quelle dell'auto, ma anche le grandi imprese dei servizi come Walmart, le grandi società di consulenza e le società finanziarie stesse hanno avuto un raddoppio dei profitti, da 800 miliardi di dollari a 1600 miliardi di dollari. In Germania c'è stata una situazione più o meno simile, un po' più contenuta, non si è verificato il raddoppio dei profitti lordi di queste imprese, cioè non un aumento del 100% ma dell'80%. In Cina abbiamo avuto un andamento leggermente diverso perché la Cina ha subito una grave crisi finanziaria nell'agosto del 2015, quando è scoppiata la bolla immobiliare cinese, soprattutto delle Filippine, che era molto legata a quella cinese, c'è stato un crollo del 30% della borsa di Shanghai. Ma finito questo periodo, oggi le grandi imprese più o meno state gestite, ma in realtà gestite come se fossero dei privati, hanno un tasso di incremento dei profitti dell'ordine del 10-12% al trimestre, non all'anno, al trimestre. Se guardiamo invece gli indicatori finanziari, fino a una settimana fa, perché adesso la situazione sta forse leggermente cambiando, però è troppo presto per analizzarla, l'indice Dow Jones, che è l'indice delle borse di New York, l'indice Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici, così come l'indice della borsa di Hong Kong, così come l'indice delle principali borse europee, Francoforte e Londra, lasciamo perdere Milano che è una situazione particolare, noi siamo una provincia,
da questo punto di vista, hanno raggiunto i massimi storici. Il Dow Jones ha superato la soglia dei 21.000 punti e aveva 18.000 punti quando è iniziata la crisi, è sceso a 12.000 punti e poi per essere quasi ad arrivare a 21.000 punti. Il Nasdaq non ha raggiunto il livello di 7.000 e passa punti che aveva prima dello scoppio della bolla dei subprime nel 2007, che era circa 7.000 punti, ma è adesso intorno ai 6.300 punti. Se noi guardiamo le plusvalenze generate dalla speculazione finanziaria e l'andamento dei profitti, possiamo dire che oggi la crisi non esiste. Noi continuiamo a dire 10 anni che siamo in crisi, 10 anni che la crisi va avanti, è una crisi strutturale. Inizio a pensare, e lo dicevo anch'io questo, ma inizio a pensare che oggi crisi di valorizzazione del capitale proprio non esiste. Non esiste già ormai da 2 o 3 anni. Quella che esiste è una crisi del lavoro, è una crisi nostra, che non possediamo e non gestiamo e non abbiamo questi poteri. Ma è un'altra faccenda, dovremmo iniziare a declinarla e a capirla, no? E ovviamente adesso non c'è il tempo di parlare di queste cose qua. E quindi, da questo punto di vista, la globalizzazione, se la chiamiamo così, ha raggiunto i suoi scopi. Cioè, perché spingere ancora su una globalizzazione, quindi sullo sviluppo di catene di sovfornitura a livello internazionale, effetti di schiacciamento del reddito di lavoro, di peggioramento delle condizioni di vita, di precarizzazione a livello globale, pur di fronte a una pullazione di conflitti, di microconflitti in varie parti del mondo. No? Quando abbiamo ormai una capacità di profittabilità e di finanziarizzazione dei profitti che ha raggiunto i massimi livelli possibili. È chiaro che a questo punto questo livello di globalizzazione raggiunge uno stop. Il che non significa però dire che c'è un processo di deglobalizzazione, di un ritorno a politiche protezionistiche di tipo nazionalistico. Significa che la globalizzazione ha fatto, possiamo dire, forse è eccessivo dire questo, ha raggiunto quello che doveva fare, ha fatto il suo compito da questo punto di vista. Quello che invece, c'è una cosa però, questa situazione, perché non vorrei dare un'interpretazione troppo pessimista, che dice allora non c'è niente da fare, no. Questi meccanismi, non entro in dettagli, ma c'è uno studio di un economista storico che si occupa di storia dell'impresa, si chiama William Lazenick, della scuola di Harvard, che ha evidenziato in una ricerca fatta neanche 6 mesi fa di come l'andamento dei profitti di queste grandi corporation che sono raddoppiati sono strettamente legati allo sviluppo degli indici finanziari attraverso una serie di operazioni finanziarie che tecnicamente si chiamano buyback, che fanno sì che i manager e la creme manageriale, chi gestisce il potere delle multinazionali, autoalimenti i propri guadagni attraverso operazioni finanziarie. È il divenire rendita del profitto in un certo senso, che non significa che il profitto scompaia, perché il profitto comunque ha delle basi materiali, che è lo sfruttamento del lavoro in una riconfigurazione del rapporto capitale-lavoro su basi nuove, che non è più quello manifatturiero del Novecento, ha nuove caratteristiche, nuove peculiarità di cui abbiamo già in molti altri dibattiti abbiamo avuto occasione di parlare, che adesso su cui non ritorno. Però ultimamente questo meccanismo è assolutamente strutturalmente instabile. Da questo punto di vista, la previsione che avevano fatto Negri e Hart in Impero, che la nuova configurazione di gestione imperiale del mondo, che superava lo Stato-Nazione e l'imperialismo nazionale, che è un'interpretazione che credo che sia convincente per quello che vediamo oggi, però le previsioni che questo nuovo ordine mondiale, chiamiamolo così, fosse in grado di garantire stabilità economica e stabilità geopolitica si è rivelata del tutto errata. Perché la crisi impero è stato scritto nel 2000, no? Nel 2001 c'è le Torri Gemelle, inizia la guerra, la prima guerra. Inizia un fattore di instabilità a livello geopolitico a cui segue una decadenza della capacità di regolazione dei mercati internazionali da parte degli Stati Uniti
e delle potenze occidentali, dando origine alla crisi del 2007-2008. Questo dimostra la strutturale instabilità di questo meccanismo di valorizzazione. E oggi, anzi 3-4 giorni fa, è successo un fatto assolutamente, che è stato riportato dai giornali ma forse senza la dovuta attenzione. All'inizio di una nuova rivoluzione industriale, quella legata alla biorobotica, all'intelligenza artificiale, agli algoritmi di seconda generazione, alle neuroscienze, all'industria dei big data, all'industria dei droni, del sviluppo militare, eccetera, eccetera, l'indice principale delle 8 società che sono nella top 10 delle società più capitalizzate, quelle dei social media, Facebook, Google, ma anche quelle legate all'industria militare, eccetera, così, le azioni di queste società hanno avuto un tracollo del 3%. L'indice Nasdaq è calato del 3%, e questo potrebbe essere la spia di un nuovo processo di instabilità in questi meccanismi. Non sappiamo se questo sarà soltanto un fatto congiunturale o invece è una spia di qualcosa di più serio. Adesso sarebbe idiota e prematuro fare qualsiasi previsione, perché gli economisti è meglio che di previsioni non le facciano, perché quando fanno una previsione il 99,9% periodico la cannano completamente. Però questo per dire che comunque questo è un processo di instabilità, ed è un processo di instabilità forse legato al fatto che sul piano geopolitico abbiamo una nuova riconfigurazione a livello mondiale. Abbiamo che si sta creando quella che potremmo chiamare una cintura australe del sud. Cina, India, Sudafrica e Brasile, in maniera diversa, nonostante che il Brasile sia in una situazione di crisi economica da un anno e mezzo e anche di crisi politica particolarmente rilevante, come sappiamo, sono in grado però, soprattutto la Cina e l'India, stanno ormai controllando tutti i flussi logistici a livello internazionale, sia dal punto di vista della logistica delle merci, sia dal punto di vista della logistica delle informazioni e dei servizi. A questo si sta contrapponendo un asse settentrionale che è in fase di definizione e crea questa un'instabilità geopolitica tra un nord e sud del mondo, che non è un nord sviluppato e un sud sviluppato come eravamo abituati a pensarlo 40 anni fa, quando magari la tesi era che il sottosviluppo del sud era funzionale allo sviluppo del nord. Questa è la tesi di cui siamo a Padova, di Luciano Ferrari Bravo e di Massimo Serafini, in un bellissimo libro pubblicato all'inizio degli anni 70, no? Sulla ridefinizione dei nuovi assetti a livello internazionale. Ma già Giovanni Arrighi, per esempio, già 30 anni fa sosteneva che il Sud stava acquistando capacità autonoma in grado di essere autonoma dal punto di vista economico, anche se lo era dal punto di vista finanziario e militare. Oggi possiamo dire che i grandi paesi capitalisti del Sud del mondo hanno acquistato una piena autonomia economica, tecnologica, e sempre più stanno condizionando il potere finanziario dell'Occidente. Non so se in Italia i giornali economici non ne parlano, ma è in atto, lo dico come notizia, su cui sarebbe soltanto questa notizia sarebbe oggetto di un'ora di discussione, la Cina sta trattando con l'Arabia Saudita la possibilità di acquisire petrolio, sapete che la Cina ha un forte bisogno di energia, pagando il petrolio in yuan e non in dollari. Per fare pressione sull'Arabia Saudita, la Cina ha fatto un accordo con la Russia per acquistare il gas e il petrolio sovietico con la valuta cinese, incrementando del 10% le importazioni della Cina e riducendo di oltre il 15% le importazioni dell'Arabia Saudita, per pressione, perché l'Arabia Saudita consenta
violando un accordo che era stato fatto ai tempi di Nixon con gli Stati Uniti, parliamo degli anni 70, quando c'erano i cosiddetti petrodollari, non a caso si chiamavano petrodollari, i dollari con cui si pagava il petrolio nei paesi arabi, perché questi petrodollari si trasformano in petrowang. Questo vuol dire che il potere finanziario americano è fortemente sotto pressione. Questo è uno dei motivi dell'instabilità finanziaria che probabilmente nei prossimi mesi si verificherà. Però non voglio fare previsioni per i motivi che ho detto prima, no? E credo che questo non sia assolutamente ininfluente rispetto al fatto che Trump sia corso dall'America Saudita e abbia fatto contratti per 100 miliardi di fornitura delle armi e l'altro ieri gli americani abbiano firmato un contratto di fornitura per il Qatar di 10 miliardi, che equivale a 200 miliardi per l'Arabia Saudita, quando tra Qatar e Arabia Saudita tutti i paesi del Golfo si sono rotte le relazioni diplomatiche con l'accusa reciproca di sovvenzionare il terrorismo. Vabbè, questi sono dei paradossi che sarebbero comici se non fossero tragici. È la tragedia della storia che si ripete e diventa farsa, come diceva qualcuno. No? E quindi l'instabilità oggi a livello geopolitico. L'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, la Brexit, l'enunciato di politiche protezioniste di Trump, gli accordi sottobanco tra la nuova amministrazione americana e la Russia di Putin, perché è questo che sta indagando il Russian Gate e che i democratici stanno cercando di far venire fuori, non è che i russi hanno in qualche modo influenzato le elezioni americane, perché vorrei vedere qual è quell'elezione che non è influenzata da qualcosa dal punto di vista dei poteri forti, quindi non è questo. Il problema è vedere se si sta costituendo tra Stati Uniti, la Gran Bretagna della Brexit e la Russia un asse politico in grado di dare una risposta alla perdita di potere economico rispetto ai paesi del sud del mondo. Questa potrebbe essere la nuova ridefinizione e l'instabilità geopolitica che potrebbe consentirci di darci delle lenti possibili di lettura di rapporti che sono completamente nuovi rispetto a quelli ereditati dal Novecento. Non c'è più un rapporto di sfruttamento del nord sul sud, c'è un rapporto di sfruttamento del potentato del sud sul sud e del nord sulle genti del nord, all'interno del quale il gioco del protezionismo assume una valenza politica, ma puramente sovrastrutturale, perché i giochi a livello strutturale sono già giochi che si muovono ben al di là di sovranità nazionale, populismi o enunciati protezionisti, no? Credo che questo sia il punto. Adesso io non mi fermo, forse sono andato al di là di quelle le domande. E c'è in gioco, insomma, per farla breve, una sfida sulla gestione finanziaria, della concentrazione finanziaria. La Cina già nel quando c'era ancora il G8, perché c'era ancora la Russia, nel 2010, 2009, 2010, se non ricordo, dopo la crisi finanziaria, aveva fatto la proposta di costituire una nuova valuta internazionale, che non era sul modello della proposta keynesiana del Bancor di Bretton Woods del 44, ma di fare un paniere mettendo insieme dollaro, yen, yuan e rublo, che costituisse la nuova valuta per il pagamento delle merci e dell'interscambio commerciale internazionale, in particolar modo le materie prime e le materie agricole e minerarie, che oggi sono tutte pagate in dollari. Ma questa, il ruolo del dollaro come valuta internazionale è fortemente messo in crisi. L'amministrazione di Trump lo sa questo e sa che non può farci niente rispetto a questo. Se non dire facciamo delle politiche protezioniste nei confronti della Cina come pressione, ma non perché il protezionismo ha un senso economico, come arma, e le armi economiche fanno molto più morti delle armi militari, come sappiamo, oppure di cercare di riconvertire parte dell'industria americana dove è possibile, qui allora c'è il discorso delle politiche energetiche, per renderlo meno dipendente dall'interscambio commerciale, sapendo che comunque questo interscambio di dipendenza commerciale non potrà essere ridotto
perché l'economia americana è fortemente internazionalizzata e soprattutto lo sono i profitti delle grandi corporation americane. Uno studio della stessa amministrazione di Obama qualche anno fa evidenziava che il 40% dei profitti delle grandi corporation americane vengono fatte fuori dall'America. E un ritorno al protezionismo ovviamente non è possibile. Non è possibile. Adesso non so, come vedete le cose sono tante e non vorrei aver fatto troppa confusione da questo punto di vista. Perché ognuno di questi aspetti dovrebbe essere approfondito. È un mosaico che si riesce a ricomporre, se si riesce a ricomporre, però con estrema fatica. Ma io ti ringrazio per essere andato ben oltre quella misera introduzione che avevo provato a fare io. E il quadro che hai delineato, pur nella sua complessità, anche le tante contraddizioni che poi stiamo vivendo e stiamo vivendo soprattutto sulla nostra pelle, quando tu affermi il fatto che non esiste una crisi dal punto di vista della produzione, no? Finanziaria, della produzione di reddito dal punto, esatto, la produzione dall'alto, almeno fino adesso, di capitale, ma esiste in realtà una crisi che riguarda l'impoverimento di milioni di persone. Allora il problema non è tanto quello di riparlare in termini di crescita o di sviluppo economico, quanto più di riequilibrare dal punto di vista della ricchezza sia patrimoniale che di redditi quello che sta avvenendo appunto nel mondo. Quindi tornare a parlare di redistribuzione di reddito, tornare a parlare di redistribuzione, riappropriazione, anche forme di riappropriazione della ricchezza. Mi sembra che colgo, no, uno degli aspetti salienti e poi credo faccia parte di un dibattito o comunque di una serie di opinioni intellettuali, di economisti, di filosofi politici che riguarda il concetto di sovranità. Sul concetto di sovranità è chiaro che si scontrano tante tensioni a sinistra come a destra, no? Noi tristemente vediamo come anche a sinistra, no, l'idea di un ritorno allo Stato-Nazione, di un ritorno al sovranismo viene vista come un elemento, come dire, di lotta nei confronti del capitalismo globale o della globalizzazione. In realtà dalle cose che ci diceva Andrea, ma dalle cose che avendo una lettura approfondita del mondo riusciamo a comprendere, il problema del capitalismo va ben oltre la dicotomia tra protezionismo e liberismo, no? Si afferma in una nuova gestazione, la gestazione di nuovi potentati economici, no? Quando Andrea parla di rapporti geoeconomici, sostanzialmente introduce, a mio avviso, degli elementi di interesse anche che vanno a superare poi quel vecchio concetto, vecchio, assolutamente non vecchio nei termini intellettuali, ma sicuramente dal punto di vista storico che va aggiornato, di che introducevano Negri e Hart in impero, legato appunto alla dissoluzione dello Stato-Nazione, alla costruzione liquida di un nuovo ordine mondiale che poi si affermasse nelle nuove istituzioni del capitale. In realtà è successo altro: la crisi ha ridisegnato gli assetti economici, ha fatto emergere una nuova sovranità del capitale. All'interno di questa sovranità del capitale, in questo momento assistiamo a una tensione tra il vecchio blocco neoliberale che è nato sostanzialmente sulle ceneri della guerra fredda, e invece un nuovo blocco di potere che stiamo definendo in termini di populismo, al quale comunque del quale Trump è sicuramente uno degli elementi cruciali. Però poi vediamo che Trump si serve di vecchi esponenti della finanza, di vecchi esponenti anche dal punto di vista militare, per cui le cose sono molto più complesse di quelle che si presentano. Sicuramente esiste una tensione dell'altro contro l'altro, no? Noi l'abbiamo definita in alcune letture che abbiamo fatto. Lo dimostra il fatto che
Uno dei primi provvedimenti, e qua introduco brevissimamente, abbiamo poco tempo, poi lascio spazio a almeno un intervento, introduco uno dei temi che verranno trattati lunedì prossimo, sia quello del capitalismo estrattivo, della, di questa nuova forma di violenza con cui il capitalismo americano, ma non solo, si sta servendo della terra attraverso questa nuova politica energetica che ripunta al petrolio, ripunta alla costruzione degli oleodotti. Noi qua avremo come ospiti alcuni protagonisti della battaglia di Standing Rock che c'è stata nel Nord Dakota. Appunto, quindi la questione è complessa perché contrappone vecchie forme di sfruttamento capitalistico a nuove forme di capitalismo, ad esempio quelle della green economy. È chiaro che in questo contesto bisogna individuare sempre quale può essere un ruolo dal punto di vista della movimentazione sociale, dal punto di vista di quei soggetti che in questo momento, in questo quadro così complesso, riescano poi a produrre quelle forme di opposizione sociale, di opposizione politica, per ambire a riappropriarsi di reddito, a riappropriarsi di ricchezza e soprattutto di decisione, perché comunque un altro dei grandi temi, no, che riguarda i nuovi assetti del comando, i nuovi assetti del capitalismo, è proprio quello della decisione, perché i corpi intermedi vengono sempre più bistrattati, anzi vengono tolti, no? C'è una tendenza da parte del capitale di costruire quelle nuove istituzioni che poi producono assetti post-democratici, cioè producono assetti di potere in cui i diritti individuali e collettivi sono sempre minori, no? Assistiamo a una sottrazione organica, lo vediamo anche in Italia. Io darei spazio, intanto ringrazio Andrea per l'ennesima volta per il quadro che ci ha fatto, darei spazio per un intervento, non abbiamo tantissimo tempo, però prego, se viene al microfono. Lei ha teorizzato il reddito di base e volevo chiederle come lo inquadriamo in questo. Lo so che è troppo difficile, ma la mia domanda è un puntello per scardinare questo meccanismo? Non mi aspettavo questa domanda, devo dire. Devi rispondere in 5 minuti. Ah, devo rispondere pure in 5 minuti. Allora, uno dei problemi credo che abbiamo di fronte, che proprio segna il passaggio dal capitalismo novecentesco basato sulla produzione industriale e manifatturiera di merci tangibili, eccetera, beni durevoli e via dicendo, che ha avuto il modello della grande impresa e il modello di organizzazione terroristica come punto di riferimento, questo modello si basava su una, quella che l'operaismo chiamava una precisa composizione tecnica del lavoro. Non so se questa espressione, che un tempo era, faceva parte della Bibbia di qualsiasi militante, adesso fa ancora parte della Bibbia o meno, è stata dimenticata. Cioè in un certo modo, un po' sì. Beh, per chi come me a una certa età si è formato proprio nel 77 su questa letteratura, diciamo. Uno dei problemi, e questo lo dico, può essere una cosa che non c'entra niente per la risposta, ma lo dico perché questo individuava immediatamente quelli che erano i colli di bottiglia e le modalità di sviluppo di forme di contropotere all'interno di quella composizione tecnica. Quindi forme di rappresentanza, forme di iniziativa sindacale, forma di ridefinire il conflitto in ambiti precisi. Perché uno dei problemi che abbiamo oggi è che il conflitto tra capitale e lavoro non è ridefinibile in maniera omogenea e precisa, ma assume un'eterogeneità di forme
Per cui potremmo parlare che oggi, potremmo dire che oggi non siamo più di fronte a un'unica composizione tecnica del lavoro, ma a una poliedricità di composizioni tecniche del lavoro, che impedisce la sua traslazione in composizione politica, quindi in forma di rappresentanza, capacità di conflitto e raggiungimento di un certo obiettivo, che poteva essere un aumento salariale per tutti, poteva essere la riduzione del tempo di lavoro, poteva essere migliore salute in fabbrica, poteva essere qualunque cosa. Se poi erano tutti insieme, più forza questo ovviamente metteva in gioco. Oggi noi abbiamo una serie di tanti conflitti, conflitto nella logistica, conflitto in ambele parti, a livello territoriale abbiamo le lotte sul territorio degli indiani sulle lodotte, abbiamo le lotte specifici ambiti lavorativi, lotte sul territorio, lotte sul web, lotte simboliche, lotte materiali, lotte... Insomma abbiamo una... Il che ci dice che non è che oggi il conflitto non esista, ma il conflitto non riesce a farsi movimento interpretativo omogeneo, questo è il tema politico, no? Per cui prende anche rivoli molto preoccupanti, assume anche forme razziste, forme xenofobe, forme omofobe, insomma sappiamo benissimo. Su questo si innesta quell'ideologia del... Per me non esiste un populismo di destra, un populismo di sinistra, sarò controcorrente. Il populismo, diciamo che oggi, il populismo non è un termine assolutamente svuotato di qualsiasi significato, no? E allora, vabbè, non lo utilizziamo. Oppure se parliamo di populismo, facciamo populismo riferimento alle istanze di resistenza, quindi resistenza più passiva che attiva, di proposizione, per mantenere delle forme di status quo che prescindono da un conflitto di classe. E il concetto di popolo non implica una classe, non c'è la classe, il popolo come classe. Poi in letteratura possiamo parlare di classe popolare, ma quando diciamo di classe popolare intendiamo una particolare parte di popolo, no? In quella configurazione economica storicamente determinata, eccetera, eccetera. No? Quello che noi abbiamo bisogno, al di là di questo, è come il conflitto, come il rapporto capitale-lavoro oggi si possa ricomporre. Allora, da questo punto di vista, è chiaro che le lotte sul territorio, perché oggi il territorio è la fabbrica, adesso lo dico brutalmente, è il luogo di produzione. Ma il luogo di produzione non è soltanto il territorio, perché la produzione dalla grande fabbrica si è esternalizzata su un territorio, ma oggi è diventato luogo di produzione la riproduzione sociale, il welfare. Il welfare è un modo di produzione, è una produzione di ricchezza. Sul welfare, anzi è probabile che sul welfare nei prossimi anni si giocherà il conflitto di classe maggiore di quanto possa avvenire sulle condizioni di lavoro. Anche perché le condizioni di lavoro saranno sempre meno definibili, proprio perché c'è questa eterogeneità nelle prestazioni lavorative. E dov'è che si possono ricomporre queste eterogeneità delle prestazioni lavorative? Nel campo della riproduzione sociale, che non è soltanto il lavoro di cura, è un qualcosa di più ampio, è la manutenzione del corpo umano, è la capacità di sopravvivenza della specie, è l'innovazione tecnologica della biorobotica, delle staminali, delle neuroscienze, dell'ibridazione corpo umano, per intenderci, dalle protesi alla mercificazione del corpo, come veniva descritto da Melinda Cooper nel lavoro Biolavoro Globale, per cui la gente vende pezzi di corpo, e non soltanto pezzi di cervello, perché si vende, o pezzi di anima, no? Ma c'è anche il discorso sul tutto questo, riproduzione sociale, welfare, formazione, istruzione, salute, gestione del territorio, manutenzione, eccetera. È lì che si gioca la possibilità di ricomporre. E non è vuol dire allora il rapporto di lavoro non conta più. No, io sostengo che è in questi ambiti che c'è il nuovo rapporto di lavoro, è in questi ambiti che c'è le nuove forme di sfruttamento, è lì che si gioca il conflitto di classe, nelle condizioni di valorizzazione attuali. E allora, da questo punto di vista, uno dei possibili strumenti, ma non l'unico e non è la panacea, è la questione
di un reddito di base che, essendo forma di remunerazione di queste nuove modalità di produzione che interessano la vita, non è una forma di assistenza, ma è forma di remunerazione. E pertanto deve essere un reddito di base incondizionato, come il salario, quando remunera una prestazione lavorativa certificata, è incondizionato. Perché non è che il 27 del mese, quando io prendo lo stipendio perché sono dipendente, quel giorno lì, o perché prendo lo stipendio, devo fare qualcosa di più. Seguire un corso di formazione, essere disponibile, vendere il culo, andare a pulire le foglie degli alberi sul lungomare di Bari, come proponeva Emiliano per il reddito di inclusione in Puglia. Cioè, ho tutte queste cose qui. Se il nuovo conflitto sul welfare, sulla riproduzione sociale, che ha tutte le ambiguità, perché è un processo di salarizzazione da questo punto di vista, con tutte le ambiguità che questo comporta, e quindi bisogna valutarlo, ma anche il salario, anche il lavoro cognitivo manuale viene salarizzato e si fanno le lotte per migliorare il salario. Certo, è strumento questo per liberarsi, non per liberare il lavoro, ma per liberarsi dal lavoro. È un concetto ben diverso. E allora, come strumento, il reddito, solo se incondizionato, perché questa è la parolina magica che fa la differenza, come forma di remunerazione, non semplicemente come forma di assistenza, allora se questo può essere un elemento che può, in un certo senso, fra altre cose, ricomporre una scomposizione che viene percepita in maniera molto, molto diversa, ha di dispositivi giuridici molto diversi, eccetera, eccetera. Bene, ringrazio Andrea per i tantissimi spunti che ci ha dato. Noi purtroppo dobbiamo concludere, però Andrea è disponibile magari a continuare a chiacchierare sui tanti temi. Io ci tengo a concludere questo dibattito facendo un annuncio. E dopo diversi anni di carcere è stato liberato oggi Davide Rosci, che è un compagno, un attivista che era stato arrestato in seguito ai fatti del 15 ottobre del 2011 a Roma. Credo che sia doveroso, perché nel momento in cui parliamo di vite, di vita vera, il tema della libertà è il tema più importante. Credo che sia doveroso fargli un saluto e ridargli il benvenuto nella vita libera da parte dei compagni e delle compagne dello Sherwood Festival. Con questo ringrazio tutti e tutte, e credo che un applauso, Davide, se lo meriti.